Bella tornata in tecnologia, Bella un perché paio mamma di mia. coglioni. Post partita di Brasile Milan 0-0. Tutto come previsto, come ho detto nel titolo di più, mi ero giocato lo 0-0 fisso. C'ho anche la prova sul canale, perché C'è non anche la prova basta da la vedere mia sul prova video. che lo Non basta che dice lo sto dicendo da giorni, proprio che il Milan non farebbe un gol nemmeno a porta vuota contro dei camaleonti a 1 metro dalla porta. E senza portiere, ovviamente, perché è così, perché sono quattro partite, quattro, che il Milan fa zero gol, che non fa manco un gol. E come ha detto prima il telecronista, sono 600, sì, sono 6 6 ore, adesso più o meno 6 ore e mezza, che io guardo questa squadra di merda, schifosa, mi verrebbe da piangere, da buttare il sangue dalle palle. E guarda questa squadra schifosa che non segnerebbe un gol e che a malapena ci prova, neanche ci prova perché c'è una sterilità offensiva che veramente fa ribrezzo. Cioè veramente mi spavento dal fatto che il Milan faccia tutto questo possesso palla 65% e invece il maggior parte, no, quasi tutti, anzi tutti i passaggi siano orizzontali, inutili, non crea niente davanti alla porta, non ci arriva mai, o se ci arriva come all'89esimo, Higuaín, quel pezzo di merda, panzone infame che gioca senza voglia. Ed è proprio un coglione perché al Napoli avrebbe fatto 10 gol in questa partita, li ha fatti contro il Frosinone, mentre mo davanti alla porta tira in curva come sempre. Vedere quei numeri là davanti e pensare che non segnate da 4 partite è Una veramente vergogna. scandaloso. Oggi veramente pietosi tutti, tranne l'unico che si possa, vabbè, gli unici due diciamo che si possono salvare sono Donnarumma che ha fatto Due o tre parate tre buone. parate ottime, il che tutto dire che il Frosinone ha creato più pericoli di noi, nonostante abbia tenuto la palla per cazzo tutta la partita. E poi, cosa, Bakayoko che ha recuperato tanti palloni ha giocato una Mi buona sento partita. finito. No, ha giocato una buona partita, obiettivamente, ha recuperato buoni palloni, ha fatto qualche sgroppata, ma con la squadra che non lo sostiene, poco da fare. Ma non è che ci hanno fatto schifo, a Ma, mio parere, a mio insomma, parere. Rispetto all'ultima partita. da 5 e mezzo, diciamo, non da 5 magari come gli altri, ma da 5 e mezzo. Per il resto, veramente una pochezza abissale. Cioè, io non, beh, non mi incazzo più, non sto facendo uno sfogo, sono abbastanza tranquillo perché, prima di tutto, perché me l'aspettavo da giorni. Che proprio era scontato questo 0-0. Anzi, che già ho fatto un gol è già buono. Ma più che altro perché basta, cioè ormai questa stagione è andata di merda. Se non cacciano Gattuso neanche adesso, io smetterò di seguire il Milan. No, non è vero. Perché io amo solo la maglia, solo la squadra. E quindi lo Solo la seguirò per maglia. sempre. Anche se dovessimo andare in Serie B. Anche se quest'anno c'è il rischio, perché come stiamo giocando ultimamente, è veramente rischioso. C'è il rischio di non fare un gol fino a fine anno. Adesso, No, che annullato cioè, oggi, gol, se avessimo così. giocato circa 3-4 ore, non avremmo comunque segnato. Questo è il punto. Questa è la cosa che proprio mi fa intristire, mi fa essere deluso, non incazzato, perché ormai non mi posso incazzare, mi sono già incazzato abbastanza, non ce la faccio più a fare sforzo, cose del genere, non ne vale manco la pena, per questi giocatori di merda, per questo allenatore che non ci capisce più un cazzo, che oggi è il primo tempo, che ha messo 521 moduli, ma non riesce a imprimere Un proprio gioco. una traccia di gioco, una traccia di schema, questa squadra di merda che gioca solo in orizzontale. Beh, che dici? Comunque, nel frattempo abbiamo provato anche un gol al Frosinone per quanto riguarda, diciamo, la partita. Ci stava, ci stava. Partita, diciamo uno scontro tra dilettanti. Un scontro nemmeno perché hanno Perché c'era giocato. Il appunto un Milan ha giocato problema. con la voglia di un bambino il primo giorno di scuola. Poi il fallo c'era, cioè c'era una cosa, Vabbè, c'entrava un sì. po', poi anche lui del fuorigioco di Camillo Ciano era ottimo. A parte questo, il Milan praticamente ti ricordo ha preso un palo prima del Castiglieco, ma un po' strano. Poi un tiro sempre di Castiglieco, che però il primo tempo ha giocato decisamente, secondo tempo ha fatto pietà. Poi nel secondo, poi in abbente, secondo tempo ha sperato il grande Gattuso per fare un cambio, ha aspettato il 90esimo praticamente. 70, 75esimo, insomma, ha messo poi Kekà, ha messo Laxalt, il giocatore più scarso che abbia mai visto. Comunque, anche alla fine ha sbagliato anche un appoggio, l'ultima azione che potevamo fare, ha sbagliato un appoggio e poi ha fatto anche fallo, grande Laxalt, grande fortissimo. giocatore Diego. Diego, sono Diego ti spiego. Comunque, per Ah, oggi è tutto, ci vediamo probabilmente e dopo. Scapoli ammaiati 0-0, grande partita, mi raccomando, pareggio a Frosinone è buono per questa salvezza, potremmo anche raggiungerla. Dai ragazzi, ci crediamo.
bello, un cazzo.